Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale TV Rete l'Italia che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. In questo nostro incontro abbiamo messo il focus su due argomenti interessanti. Il primo si tratta del difensore civico, soprattutto il Consiglio regionale che ha approvato la risoluzione sull'attività del difensore civico a maggioranza del 2023. E poi parleremo della violenza di genere vista dai giovani con l'evento Lividi Invisibili organizzato dal Parlamento regionale degli studenti della Toscana al cinema La Compagnia di Firenze. E quindi il primo argomento appunto vuol avere come protagonista il difensore civico. Il difensore civico è una figura importantissima, fortemente voluta proprio per essere vicina ai cittadini, e il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione sull'attività proprio del difensore civico regionale per l'anno 2023. La risoluzione dell'esprimere apprezzamento e soddisfazione per i risultati conseguiti proprio dal difensore impegna a sostenerne l'attività anche attraverso la partecipazione al coordinamento nazionale dei difensori civici delle regioni e delle province autonome d'Italia, a promuovere la diffusione della conoscenza proprio della difesa civica e dei servizi resi gratuiti ai cittadini. Questo è importante perché l'ufficio del difensore civico della Toscana ha implementato una rete di sportelli, se vi ricordate ve ne abbiamo parlato proprio nei precedenti appuntamenti con Dentro il Consiglio, siamo andati anche proprio a vedere spesso queste aperture degli sportelli locali, stipulando una convenzione con le amministrazioni provinciali e comunali. Questa iniziativa intende quindi proprio facilitare la presenza delle istanze da parte dei cittadini, semplificando l'accesso ai servizi forniti proprio dal difensore civico, specialmente per coloro che riscontrano difficoltà nell'utilizzo dei servizi telematici. Ma esprimiamo un forte apprezzamento al lavoro della difensora civica Lucia Annibali e anche una forte soddisfazione. Era mia la proposta di nominarla difensore civico della Toscana e, a seguito del lavoro svolto, trovare praticamente tutto il Consiglio regionale unanime nel sostenere l'attività svolta è anche un elemento di soddisfazione e di credibilità. Ero convinto che potesse occupare questa posizione con grande imparzialità, con grande competenza, e credo che insomma il tempo stia dando ragione a quella proposta, a quella stagione che fu anche un po' delicata rispetto a questo percorso di nomina, ma che oggi col passare del tempo dà valore anche e senso a una proposta importante che è anche un punto di riferimento per molti cittadini che fanno istanze, un livello di garanzia, di imparzialità, e nel contempo stiamo chiedendo che possa anche essere un soggetto propositivo, che possa anche essere di stimolo per tutto il Consiglio regionale nell'adottare degli atti che vengono richiesti dai cittadini. Abbiamo potuto leggere la relazione del difensore civico anche quest'anno e l'abbiamo trovata, rispetto agli scorsi anni, nella citazione degli esempi un po' più generica e meno puntuale. Riteniamo la difesa civica una conquista fondamentale perché permette, ecco, di risolvere in via stragiudiziale diverse questioni che sono veramente importanti, di, ecco, ridurre i contenziosi amministrativi e giudiziali e quindi far risparmiare denaro prezioso alla pubblica amministrazione. Certamente uno strumento che va fatto conoscere di più. Come consiglieri regionali dobbiamo dare il nostro contributo a riguardo. Invece constatiamo che, per quanto riguarda gli uffici locali della difesa civica, sostanzialmente sono rimasti gli stessi dello scorso anno, quindi dobbiamo fare veramente uno sforzo in più, al di là delle mere annunce e delle mere intenzioni di principio che sono poi state ribadite nella proposta che è relativa appunto all'atto del difensore civico, che ha visto la nostra astensione. Occorre investire anche in termini di maggiori collaborazioni tra la difesa civica e ANAC e anche Corecom, questo ai fini della trasparenza e ai fini appunto della risoluzione dei contenziosi con le compagnie telefoniche. Noi abbiamo la convinzione che si debba investire in termini di personale, di risorse, e dobbiamo, ecco, crederci nella diffusione della difesa civica, proprio perché, ecco, è uno strumento quanto mai prezioso che consente ai cittadini di avvalersi per risolvere dei problemi che vanno dalla urbanistica al lavoro, alla previdenza, alla sanità, anche per diversi consiglieri comunali per l'accessibilità agli atti amministrativi. Ecco, cerchiamo, ecco, di investire in termini di risorse, in termini di personale, perché questi strumenti di tutela sono al servizio di tutti i toscani.
Importante è anche l'attività svolta per far conoscere a tutti i cittadini toscani l'Istituto della Difesa Civica, non soltanto attraverso il rinnovo delle convenzioni con le province per gli sportelli territoriali del difensore civico, ma anche con l'avvio delle procedure per l'apertura di nuovi sportelli. In particolar modo si è consentito, proprio per agevolare la diffusione dell'attività del difensore civico nel territorio toscano, l'automatico e tacito rinnovo delle convenzioni che sono in essere. Inoltre è proseguita in maniera importante l'attività di conciliazione sia in seno all'autorità idrica toscana sia per quanto riguarda il contributo apportato dal difensore civico regionale alle commissioni miste conciliative istituite presso le ASL per quanto riguarda le controversie in ambito sanitario. Peraltro il 2023 è stato un anno importante di rilancio della difesa civica anche a livello di immagine. È stato infatti completamente rinnovato il sito del difensore civico regionale, è stato creato un nuovo slogan e anche un nuovo logo. Il tutto allo scopo di rendere maggiormente identificabile e fruibile dai cittadini toscani il compito, la funzione che il difensore civico esercita sul territorio regionale a tutela delle esigenze e delle necessità dei cittadini. Il difensore civico è una figura estremamente importante. Mi sono astenuto per la semplice motivazione che può fare di più, nel senso che bisogna anche noi dargli gli strumenti per poter fare di più, ma la genericità che abbiamo riscontrato, che ho riscontrato in questa relazione, non mi permette di poterlo aiutare. Cioè, lui fa riferimento a oltre 200 casi che si sono rivolti a lui per la sanità, che poi è la materia di cui io mi occupo principalmente, ma questo da una parte mette in evidenza le criticità che noi come opposizione abbiamo sempre riscontrato a questa sanità toscana, dall'altra però non parla di territori, di quali territori hanno avuto le criticità maggiori, in quale caso si sono verificate le criticità, per che cosa. Sì, le liste d'attesa, ma è troppo generico parlare in questo modo, perché se avesse al limite anche contattato, proprio in uno scambio reciproco di informazioni e di collaborazione, il consigliere regionale che viene eletto su quel territorio, avremmo potuto lavorare di sponda per poter risolvere queste cose. Cambiamo decisamente argomento. La violenza di genere passa attraverso lividi invisibili di giovani del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, con l'evento organizzato al cinema e alla Compagnia di Firenze, hanno inteso dimostrarlo. Sono stati 400 i giovani che si sono riuniti per sensibilizzare sul tema, attraversando 123 femminicidi del 2023, ma anche accendendo i riflettori su tante facce della violenza sull'altra metà del cielo, che nella storia si è vista ai margini, sull'economia, a partire da quella domestica, spesso solo in capo agli uomini, per arrivare poi alla violenza psicologica e quindi in ultima istanza alla brutalità degli stupri, alla violenza sistematica di tutti i diritti delle donne, vita inclusa. L'importante appunto di questo incontro, e abbiamo voluto dare proprio ampio spazio proprio perché è un qualcosa che è arrivato dai giovani, dal Parlamento degli studenti, dai ragazzi che si ritrovano proprio per portare al Consiglio regionale quelli che sono i problemi dei ragazzi. Ascoltiamo quindi quelle che sono le considerazioni dopo questo grande evento. Allora, il nostro evento, che abbiamo chiamato Lividi Invisibili, è un evento per sensibilizzare gli studenti sul tema della violenza di genere. Un tema che ci sta a cuore perché, come sappiamo, nel 2023 ci sono stati 120 femminicidi, 120 donne che sono state uccise da un ex marito, da un ex partner, anche da un familiare addirittura, soltanto per il fatto di essere donne. Solo che il femminicidio è soltanto un atto estremo, è l'apice di comportamenti, atteggiamenti che sembrano ormai radicati nella società, ma che sono egualmente sbagliati.
svegliati ed è per quello che nel nostro evento vogliamo concentrarci sul tema della violenza di genere, però vista da diverse sfaccettature. Quindi infatti avremo prima un'introduzione storica sulla svalutazione del ruolo della donna fatta dal professor Matteo Mazzoni, il direttore dell'Istituto Storico Toscano per la Resistenza e l'Età Contemporanea. Proseguiremo poi sulla violenza fisica, la violenza domestica, con l'intervento del Centro Artemisia, in particolare della dottoressa Elodie Migliorini e della dottoressa Selvaggia Prevete, e concluderemo sul tema della violenza economica, che spesso non viene affrontato ma che racchiude tutti quei comportamenti che sono insiti nella società ma che spesso vengono considerati quasi normali, ma che sono comunque essi stessi qualcosa da condannare nel ruolo della violenza di genere. E concluderemo quindi con la dottoressa Alessandra Orlando, vicepresidente della Global Thinking Foundation. Parlare di violenza di genere per me significa parlare di uno spaccato della nostra società che è messo nell'ombra di casi singoli, quindi si pensa che la violenza di genere in qualche modo sia lo stupro piuttosto che il marito, il compagno che compie violenza nei confronti della donna che dovrebbe essere presumibilmente quella amata, ma è molto di più. Con questo evento, come Parlamento degli Studenti, vorremmo dare delle linee diverse, quindi la violenza che c'è stata nei confronti delle donne dal punto di vista storico, come dimenticanza del loro ruolo importante all'interno della Resistenza e all'interno di quella che è stata la costruzione dello Stato italiano, ma allo stesso tempo la violenza che viene perpetuata e di cui meno si parla, che è la violenza economica, perché non è una privazione di libertà soltanto quella in cui viene tolta la vita, non è soltanto quella nella quale una donna si trova in catene soltanto fisicamente ma anche psicologicamente, e laddove la gestione del denaro è soltanto in mano all'uomo è praticamente impossibile uscire da una situazione anche di violenza psicologica o fisica. Quindi il messaggio che cerchiamo di lanciare è quello che a noi giovani importa non solo come tema fattuale, ma come diciamo esempio di cambiamento che si può raggiungere tramite la valorizzazione di quello che è il genere femminile in tutte le sue forme, in tutti i suoi aspetti, contrariamente a come viene fatto ormai in una società che è sempre più violenta e sempre meno incline al rispetto. È un'iniziativa importante che parta dai giovani, è un segnale significativo. L'Istituto può portare il suo contributo di conoscenza, perché purtroppo la violenza in generale e la violenza di genere in particolare non è una novità del nostro tempo. Anzi, proprio la consapevolezza del radicamento di stereotipi, di convenzioni e di pratiche nei secoli e in particolare nei contesti di guerra, credo serva a capire la gravità del problema, la difficoltà nell'affrontarlo, ma l'urgenza di intraprendere tutti, uomini e donne, un'azione chiara per contrastare ogni forma di violenza. Allora, intanto sono molto contenta che i ragazzi abbiano deciso di fare questa iniziativa. È importante perché insieme a loro dobbiamo veramente costruire quella cultura di genere che in qualche modo blocchi tutte le forme di violenza per tutti i generi, quindi è importante che i ragazzi abbiano consapevolezza e coscienza di quello che sta succedendo e insieme lavorare per fermarlo, solo in questo modo si può invertire la rotta. Loro hanno veramente un grande compito, quello di non voltarsi dall'altra parte e di fare in modo che ogni situazione di violenza, di discriminazione nei confronti delle donne, nei confronti di tutti i generi, debba essere fermato, devono essere in grado di fermarlo e anche di conoscere la rete importante antiviolenza che esiste nella regione toscana e chiedere aiuto quando è il momento di chiedere aiuto. Allora, Artemisia sul territorio da 30 anni lavora contro la violenza di genere, contro la violenza sulle donne, sui bambini e sulle bambine. E oggi vogliamo stare con i ragazzi, le ragazze, per parlare di questa importante piaga della nostra società e vogliamo ascoltare le loro domande, vogliamo far emergere gli stereotipi che ci sono dietro a questa realtà, stare vicino a loro, rispondere a tutte quelle che sono le loro curiosità, quelle domande che
di solito non hanno una risposta e vogliamo essere lì per poter pensare insieme a loro, ragionare e immaginare una realtà diversa, una società, una cultura fuori dal patriarcato e da queste dinamiche violente di potere e controllo. E questo era anche l'ultimo argomento del nostro appuntamento con Dentro al Consiglio. Io vi aspetto come sempre fra 7 giorni. Grazie per averci seguito.